Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 23 gennaio. La notizia ampiamente prevista ieri dai giornali è che Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle, si è dimesso. Si è dimesso non soltanto da capo politico, non si è ben capito quando fosse stato eletto se non con l'investitura di Grillo. Non che questo sia diverso, voglio dire, in Forza Italia, in cui non si è dimesso mai nessuno perché lì a comandare c'è solo Berlusconi. Insomma, non sono proprio quei partiti, diciamo, in cui la democrazia interna è perfettamente funzionante. Comunque, Di Maio si dimette da capo politico e financo da capo delegazione all'interno del governo. Cioè, non si riesce a capire però perché tutta questa carriera Di Maio, di capo politico, di capo della delegazione, eccetera, l'ha fatta in funzione di un'investitura. Se questa investitura non c'è, poteva anche dimettersi da ministro degli esteri e non ci sarebbe stato nessun problema, penso, di tenuta democratica di questo paese. Ma andiamo sul tema. Si è dimesso, ovviamente, tirandosi qualche sassolino fuori dalle scarpe, come fanno tutti quelli che si dimettono in maniera più o meno comprensibile, anzi del tutto comprensibile. Io quando mi dimetto da qualche cosa mi arrabbio come una bestia. Di Maio lascia e accusa, titola non soltanto il Corriere della Sera, ma è il senso di tutti quanti i giornali. I peggiori nemici sono all'interno, e questo ovviamente avviene sempre nei partiti politici. I peggiori nemici sono i tuoi vicini di casa. In questo caso c'è un nome e cognome, anche se non lo fa direttamente Di Maio, poi fa questo gesto ridicolo di togliersi la cravatta nel partito che va al governo, dicendo che vaffanculo, questo è il concetto del governo. Insomma, questa specie di inizio, questa idea della cravatta era quella che stonava sin da subito, cioè era il partito del vaffanculo, dello streaming, dei barbari. E beh, insomma, adesso si sono messi la cravatta, i leghisti ancora un po' barbari sono rimasti in questo senso. Lui era sempre il perbenino. Detto questo, si toglie la cravatta e si toglie la vera soddisfazione di dire quante critiche ho avuto da quelli che dicevano vai avanti e poi fuori dal governo facevano i fenomeni, sostanzialmente di Battista. Il titolo più divertente forse è quello del quotidiano nazionale, che è il Vaffa Day con la foto di Maio. E Feltri oggi, Vittorio, ha un'interpretazione secondo me la più corretta di tutta questa vicenda, perché dice: il primo traditore non è Di Battista, non è Tizio e Caio, è il signor Grillo, quella merda di Grillo. Perché Grillo è il più grande traditore? Perché Grillo ha sempre fatto il fenomeno, è quello che ha trasformato comunque il partito anticasta, scrive Feltri, nel partito che ha messo in braccio al Partito Democratico. Più o meno la stessa cosa la dice anche Michele Brambilla sul Quotidiano Nazionale. Cioè, qua facciamo tutti i fenomeni su Di Maio, i voti ce l'ha soltanto uno, Grillo, con le sue manifestazioni, diciamo, farsesche, e da tempo ha deciso di portare dalla casta, dall'anticasta alla casta, il Partito Democratico, il partito di Grilli, il partito di, scusatemi, di Maio. Beh, straordinario oggi Travaglio, permettetemi di fare questa cosa. Tu dici nel giornale Movimento 5 Stelle oggi ci sarà un commento? No, Travaglio oggi il commento sapete su chi lo fa? Sui giornalisti che sono dei cialtroni, perché non hanno preso in considerazione quello che lui aveva scritto l'11 gennaio, e cioè che Di Maio si sarebbe dimesso, una specie di lucidata di ego di questo fenomeno che prima o poi scoppierà per il suo ego, insieme a quei pezzettini che c'è intorno di giornalisti, se così si possono definire. Beh, insomma, ma la cosa di cui non si rende conto sono due. Toc toc, Travaglio, non ce ne vuole molto. Due. Primo, il primo giornale a scrivere che Di Maio si sarebbe dimesso nel mese in cui si è dimesso, perché sai, scrivere che si dimette 6 mesi fa sono buoni tutti, dire che il governo cadrà siamo buoni tutti, il problema è dirlo quando avviene. Beh, comunque il primo a scriverlo, sapete chi è stato? Non il fatto, ma il 7 gennaio un certo Merlo sul Foglio. Chiaro? Prima considerazione, quindi non fare il fenomeno, nel senso che non è che puoi dire tutti gli altri giornalisti sono delle pippe tranne il sottoscritto che ha detto che si sarebbe dimesso Di Maio. No, non l'hai detto tu, l'ha detto il Foglio, quello che tu neanche citi e che ti fa errore. Seconda questione, molto semplice. Il Foglio, dopo che scrisse questa roba qua, si beccò una smentita del Movimento 5 Stelle che era ridicola. Siete dei cialtroni, il giornalismo di merda, non avete nessuna fonte, chi vi ha detto queste panzane? Tutta sta roba qua. Quindi, in realtà, il tema è: primo, che questa roba l'ha scritta per prima il Foglio. Secondo, i veri cialtroni non sono i giornalisti che non hanno seguito l'intuizione del Foglio, che peraltro si è verificata essere vera.
ma quelli del Movimento 5 Stelle che, come i vecchi partiti della Prima Repubblica, smentivano le cose che erano già state decise. Cosa, che fine fa il governo? Beh, insomma, la mina sul governo è il tema del Messaggero e non solo. Anche Sorgi oggi sulla stampa fa un lungo pezzo in cui dice: adesso sul governo saranno cavoli, anche se Conte è quello che vuole evidentemente fare l'OPA sul Movimento 5 Stelle vicino al PD. Il becchino è Crimi, titola il giornale. Sallusti, il problema è che ancora governano sotto la regia di Grillo, Costola del PD. Questo è il vero problema, non l'uscita di Di Maio. E poi arriva questo Crimi, no? Il grande Crimi, quello che disse, aperte virgolette, chiuse virgolette, i giornalisti mi stanno sul cazzo. E quindi cosa gli fanno fare? Gli fanno fare il responsabile dell'editoria, Questo paffutello, signore che molla la moglie per la sua deputata, amica, in quindi l'uomo che cambia completamente la sua vita perché finalmente ha uno stipendio e un ruolo, ci crede, almeno questo leggo nei pezzi oggi su tutti quanti i giornali, il gerarca minore, come l'ha definito Bordin sul Radio Radicale. Beh, insomma, il gerarca minore, che ha proprio quell'area del gerarca minore, beh, insomma, quello ci crede di fare il capo politico del PD. Si è tolto gli occhiali, dicono, si è messo le lenti, adesso mi ritolgo anch'io, così magari faccio il capo politico della zuppa di Porro, si è fidanzato con la deputata, e l'uomo che guiderà il partito per il prossimo futuro è quell'uomo che balbettava con Bersani, che a sua volta balbettava invece di prenderlo a calci nel sedere come si sarebbe meritato uno che tratta così male quel simpatico Emiliano Romagnolo. Ci sono due bufere. Una è bufera che piace alla sinistra, e che è quella della citofonata, devo dire sconsiderata, fatta da Salvini, perché qualcuno lo dice, non so chi lo dica oggi anche nei giornali di destra, forse lo stesso Mario Giordano, che difende Salvini, che ha citofonato a una famiglia che diceva lui essere dispacciatori, ma non lo erano affatto, perché questo ragazzo mi sembra che sia uno studente che, il cui fratello forse spacciava nel passato, ma lui non è uno spacciatore. Insomma, il prossimo presidente del Consiglio che suona il campanello e chiede lo spacciatore ha buone intenzioni e pessima forma. Il presidente del Consiglio candidato a diventare presidente del Consiglio, va bene che parla alla pancia, figuratevi un po' voi, però insomma, cerchiamo magari anche di mettere e tenere i modi. È più credibile se questa cosa non la fa. Ecco, questo è il mio modestissimo punto di vista sulla questione. Poi dopo ha ragione anche Giordano oggi sulla verità, in cui dice: adesso hanno fatto un martire questo ragazzo, come possiamo dire, di un martire questa vicenda, e Salvini di una specie di bestia. Il Feltrino sulla stampa oggi nota come questo è un paese in cui sì, quello fa una cavolata pazzesca, io condivido su Salvini, ma come ti viene in mente a fare una robetta di suonare il campanello, manco noi ragazzini, ma dall'altra invece è anche il paese che sta zitto e muto, anzi il PD vorrebbe che il rapper che 3 anni fa aveva fatto una canzone che non era certamente una canzone da suonare in chiesa, oggi non partecipasse a Sanremo. Io la trovo una cosa allucinante. Oggi Chiambretti dice: non lo fate partecipare, tanti altri si indignano, le deputate del PD sono veramente imbarazzanti, imbarazzanti. A me questi rapper mi fanno orrore, non me ne fotte nulla di quello che dicono, non me ne fotte nulla di ascoltarli, alcuni di questi mi piacciono pure, però insomma adesso che questo non possa partecipare a Sanremo, sto cazzone antileghista e diciamo sessista, perché 3 anni fa aveva detto una roba orrenda, la trovo con Feltrino come possiamo dire, una vicenda da terzo mondo. Ma anche da terzo mondo come viene trattato questi toc toc sardine? Ve le ricordate la violenza su internet? Ve lo ricordate il DASPO? Ve lo ricordate la polizia che deve governare internet? Tutte queste minchiate di sinistra assurde. Dove siete finite nei confronti dell'allenatore del Bologna, Mihalovic Sinisa, che ha detto che avrebbe appoggiato la Borgonzoni e gli hanno augurato, lui che ha un tumore, di morire per quel tumore, che quel tumore gli è andato alla testa e cose di questo tipo? Dove siete, sardine della minchia? Siete solo bravi a pensare a scandalizzarvi per Salvini, per il suo citofono. Bene. E invece per la violenza che va dall'altra parte, zitti e muti. Certo che zitti e muti. Guardate, l'unico motivo per cui si potrebbe godere della sconfitta del centrosinistra in Emilia-Romagna, sapete qual è? Basterebbe per tutti, perché così non ci abbiamo più due palle così con Cerchietto e amici suoi che con quest'aria garbata che hanno
pensano di raccontarci dove è finito il mondo. L'altro giorno non ho visto un altro in televisione dalla Gruber. Sembrava Gesù Cristo, scusatemi la blasfemia. Uno che corre sulle acque e ci spiega a noi beceri di merda che loro vogliono l'amore del mondo e che Salvini è orribile, ma loro vogliono la partecipazione. Loro sono carini, loro non dicono le parolacce, loro non mangiano il salame. Loro sono la generazione sushi, che assomiglia un po' ad Augias. Come possiamo dire, senza trucco. L'omicidio d'Antona, io lo leggo oggi sul giornale, sarebbe clamoroso perché il Tribunale, la Cassazione, ha deciso che la Saraceni, figlia di un magistrato che ha ucciso d'Antona nel 99, non negli anni 70, nel 99, beh, insomma, il Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato la libertà provvisoria, la libertà, diciamo, condizionata a una visita in famiglia, un po' di libertà rispetto al suo ergastolo, beh, insomma, la Cassazione ha detto rivedete la vostra cosa perché la libertà potrebbe arrivare. E secondo me sarebbe scandaloso. Nel 99 ha ucciso d'Antona. Una persona che uccide nel 99 d'Antona in carcere non ci sta solo 17 anni. Non lo dico perché sono un giustizialista, al contrario. A garanzia di un paese normale in cui chi commette un omicidio così spregevole, un po' di carcere senza se e senza ma, se lo deve fare. Trump minaccia i dazi, a questa volta anche l'Italia per la web tax, e in realtà il 25% sulle auto, se continuiamo a fare questa tassa sul web, è mostruosa. Ho cercato di leggere oggi Giuliano Ferrara sul giornale, sul foglio, e devo dire, Giuliano Ferrara, io lo adoro, però ogni tanto si innamora talmente tanto della sua scrittura involuta che noi non capiamo un cazzo. Cioè, noi persone normali, che scriviamo normalmente, che leggiamo Topolino, Dylan Dog, beh, insomma, dovremmo avere il libretto di istruzioni per capire cosa ha scritto Ferrara. Io non l'ho capito. Se qualcuno di voi mi manda un libretto di istruzioni a casa, che cosa ha detto Ferrara, lo ringrazio. Beh, e poi l'altra polemica incredibile, oggi la leggo contro la Berlinguer. Hanno fatto una polemica contro la Berlinguer perché ha intervistato Salvini. Apro parentesi e chiudo parentesi. E chi intervisti? Babbo Natale? Le sardine sono ovunque, tutti zitti e muti e non sono manco candidate. Anzi, sono fintamente candidate per il PD e gli srotolano dei tappeti rossi. La Berlinguer intervista Salvini facendogli un mazzo così, facendo l'ottima giornalista. Ottima giornalista, è la prima in ascolti quella sera, batte tutti i programmi di informazione, gli rompono le balle quelli del PD perché ha intervistato Salvini, perché lì il mantra è cancellare Salvini, quindi quello di Repubblica. Viva Berlinguer, abbasso Repubblica, deve pensare una persona normale, perché la Berlinguer lo intervista e gli fa un mazzo così, come fa sempre a quelli di destra. Ma insomma, al PD non basta. Ultime due questioni riguardano l'economia. Sulle nomine, pare ci sono. Ritorna l'Agenzia delle Entrate, quelle che controllano i nostri conti. Uomo di Renzi, Ruffini, mi sembra piuttosto abile all'Agenzia delle Entrate. Non è un befera qualsiasi, ma non è neanche che, devo dire, ha fatto una battaglia durissima per cambiare l'Agenzia delle Entrate con strascichi, diciamo, anche per i contribuenti, però insomma aveva un polso mostruoso, però questo rischia di diventare di nuovo agente delle entrate. Alle dogane dovrebbe arrivare un altro vicino al Movimento 5 Stelle, apprezzato da Franceschini, un certo Agostini, e al demanio Minenna. Finalmente trovano un lavoro a Minenna che dalla Consob all'assessore al bilancio di Roma della Raggi forse andrà al demanio. Straordinaria soltanto su Repubblica oggi la storia della famiglia Illy, perché pare che uno dei fratelli Illy, Francesco, quello che si era inventato la macchina, la Francis, che poi è una minchiata perché tutti quanti vanno sulla macchina, diciamo, della Nespresso, beh, comunque su quel formato lì, questo Francis avrebbe venduto il 23% della Illy ad un fondo che non mi ricordo come si chiama, adesso ve lo dico. Al fondo Peninsula, e a questo fondo avrebbe venduto il 23% a 230 milioni di euro. Ma c'è un piccolo particolare, che ci voleva un accordo con la famiglia per farlo, che aveva anche un diritto di prelazione su questa quota, cioè avevano il diritto gli altri fratelli di comprarla prima del fondo. Questo non è avvenuto, insomma, gli Illy, anche se Repubblica non lo dice bene, stanno a litigà. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento come sempre sul mio sito nicolaporro.it, su questa cosa di Mialovic e delle sardine, leggerete e leggete Sallusti, che secondo me vi spiega tutto sul sito nicolaporro.it. Ciao!